Benvenuti amici di Piero da Saronno per questa partita del campionato Under 21 che vede confrontarsi l'Amo Sportiva contro il Carioca. Leggiamo la formazione degli ospiti che si presentano con una formazione piuttosto rimaneggiata in quanto sono in 5 uomini contati. Con il numero 1 Macchi, con il numero 2 Sodano, con il numero 3 Introini, con il numero 4 Bevilacqua, con il numero 5 Goglia. Passiamo alla formazione di casa dell'Amo Sportiva che schiera con il numero 1 Principe, con il numero 3 Paleardi, con il numero 4 Melosi, con il numero 5 Scolari, con il numero 6 Suzzi, con il numero 7 Pedrani, con il numero 8 Riva, con il numero 9 Tavazzani, con il numero 10 Brenna, con il numero 11 Buongiorni, con il numero 14 Masella. Una partita importante questa per l'Under 21 saronese, non solo dal punto di vista sportivo, tanto quanto per il periodo che sta attraversando la formazione saronese dal punto di vista delle sue giovanili, quanto oggi possiamo avere l'onore in tribuna di avere anche il mister selezionatore per la selezione regionale lombarda che ha già deciso di convocare 5 giocatori dalle giovanili, 3 di questi oggi sono in campo, un'opportunità anche per gli altri ragazzi dell'Under 21 di potersi far notare dal mister e magari avere una possibilità in futuro di poter rappresentare la regione nel campionato nazionale che si terrà a maggio. Gli schieramenti iniziali per il Carioca l'abbiamo già elencato, mentre l'Amo Sportiva schiera Riva, Scolari, Melosi e Brenna. Principe in porta. Si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento e parte l'Amo Sportiva. Melosi tocca per Brenna che gira subito per Riva. Riva cerca il movimento dei compagni, cerca lungo Melosi, intercettato il pallone dal numero 3 Introini, finisce direttamente fuori. La rimessa affidata a Brenna che tocca per Melosi. Melosi cerca il tiro, fermato da Sodano in rimessa laterale. Il pallone rimpalla su Melosi e la rimessa laterale quindi per il Carioca, che tocca per il numero 4 Bevilacqua. Adesso vediamo Goglia, Bevilacqua, ancora Goglia. Marcato da Brenna, adesso Bevilacqua. Bevilacqua va indietro da Introini. Ancora Goglia, Goglia scontrastato da Brenna, riesce a vincere il rimpallo. Brenna torna e riesce a recuperare il pallone che però finisce in rimessa laterale. Il Carioca che spinge. Andiamo adesso il numero 3 Introini. Toccare ancora per Goglia che prova ad allargare, intercetta Buongiorno, adesso attenzione a Riva, Riva prova ad avanzare, costretto a tornare indietro, tocca per Scolari in posizione di ultimo, gira subito per Melosi, tocca ancora per Riva, Riva deve fermarsi, costretto a tornare indietro da Melosi che non ha un controllo felice ma riesce comunque a toccare per Brenna, deve ancora Melosi, Melosi cerca a lungo Scolari che difende il pallone, spalla alla porta, Scolari prova a girarsi, il tiro largo. Probabilmente se ci fosse stato un compagno in posizione di secondo palo l'azione poteva avere un esito migliore, la palla comunque finisce sul fondo per il comodo rinvio di Macchi. In posta Carioca quindi con Bevilacqua che tocca per Introini, Bevilacqua, Bevilacqua colpo sotto che finisce nel vuoto e cade tra le mani di Principe che tocca subito per Riva. Riva gira per Melosi, imposta con calma l'Amo Sportiva, Melosi cerca il movimento dei compagni, cerca ancora Brenna, anticipato, si fa anticipare Brenna da Goglia, riparte quindi Amo Sportiva questa rimessa laterale, Brenna gira per Scolari, Brenna, Brenna è costretto a tornare sul pressing di Sodano, adesso vediamo Melosi fermato, attenzione adesso a Introini che prova l'imbucata, l'inserimento, non va, riparte quindi Amo Sportiva questa rimessa laterale, vediamo Melosi girare subito per Scolari, Scolari prova lungo, prova il passaggio lungo verso Brenna, non va. Può ripartire quindi Carioca, squadra ancora in fase di studio, la partita è ancora ferma, ma quindi Goglia, Goglia per Introini, Introini cerca lungo Sodano, anticipato da Riva, Riva che si libera di Sodano con una finta e tocca per Melosi. Andiamo quindi Scolari, appoggia ancora per Melosi, Melosi trova Brenna, attenzione Brenna anticipato dal numero 3 Introini, palla che torna addirittura a Principe che tocca per Melosi che si allarga, Melosi cerca ancora Brenna in mezzo, forse il passaggio era un po' troppo potente, Brenna comunque riesce a tenerlo in campo, Introini lo ferma in rimessa laterale. Vediamo Brenna che si incarica egli stesso della battuta.
Mo toccare subito per Melosi che cerca scolare sul secondo palo anticipato da Bevilacqua che può ripartire, ma attenzione, Melosi ancora il tiro deviato da Goglia per il primo calcio d'angolo della partita. La palla viene affidata a Brenna. Brenna dentro, ha cercato il tocco interno per l'inserimento di Marco Riva, non è riuscito. Adesso attenzione, la palla arriva, aveva lo spazio per tirare, Goglia ha detto no, attenzione a Melosi, sinistro incredibile, ancora più incredibile la parata di Macchi all'incrocio dei palle. Però adesso vediamo Riva ancora il tiro, fermato in rimessa laterale, palla che finisce in tribuna, si attende un attimo per il recupero del pallone. Quindi proprio Marco Riva alla battuta, tocca per Melosi che cerca in mezzo Brenna anticipato, la palla però ancora dell'Amo Sportiva con Riva che prova ad avanzare, Riva ancora il tiro, ancora rimpallato, attenzione Riva prova a difendere questo pallone, non riesce però a superare Goglia che mette in rimessa laterale. Andiamo quindi Riva a toccare ancora per Melosi, Melosi cerca Brenna, ancora la palla arriva finalmente a Brenna che circondato da due avversari riesce però a far passare il pallone, non c'era uomo sul secondo palo. Adesso la palla per il Carioca che può tornare ad impostare con Bevilacqua, vediamo quindi Goglia. Goglia ancora per Bevilacqua, Introini, Bevilacqua, Introini ancora, gira per Goglia, vediamo quindi Bevilacqua. Bevilacqua anticipato da Melosi che va al tiro, palla che finisce larga, avrebbe avuto la possibilità di portarsi leggermente più avanti per aver avuto maggiore spazio per il tiro. Adesso attenzione a Melosi che recupera ancora il pallone sull'impostazione sbagliata di Carioca, ma se lo porta direttamente fuori. Siamo quindi Melosi ancora a pressare Bevilacqua che adesso il pallone che lo gira per Goglia, prova l'imbucata Goglia, anticipato benissimo Marco Riva che adesso va al tiro, fermato da Introini. Adesso la partita ha acquisito velocità, Amo Sportiva che è ben propositiva, ancora Melosi però forse con un passaggio ancora eccessivamente potente. Adesso Scolari è costretto a tornare indietro da Principe, ancora Scolari, adesso Riva. Riva trova Brenna, Brenna ancora per Riva, adesso Melosi, Melosi cerca ancora Scolari, Scolari è ancora costretto a tornare indietro da Principe, però non era consentito il passaggio. Attenzione a questa occasione per Carioca, sarà punizione dall'interno, no scusate, sarà al limite dell'area, punizione al limite dell'area. Punizione diretta per gli uomini, no scusa, di seconda per Carioca. Ci apprestiamo quindi a seguire la battuta di questo calcio di punizione. Il tocco di Introini per Bevilacqua che va al tiro, attenzione ancora Bevilacqua, il tiro e il gol! La palla che passa tra le gambe dei difensori di Amo Sportiva e Carioca trova il vantaggio. Vantaggio che per quello che si è visto finora potremmo dire immeritato, ha creato decisamente di più Amo Sportiva, Carioca comunque si è dimostrata cinica in questa occasione a sfruttare. Adesso vediamo Amo Sportiva costretta a partire da quella situazione di svantaggio, palla lunga per Scolari, non ha un controllo felice, Bevilacqua lo anticipa, prova quindi a ripartire, adesso sono in tre attorno a Goglia che comunque mette in rimessa laterale, Brenna tocca per Melosi. Melosi si fa ribattere il tiro, attenzione qui a Sodano che non ha un controllo felice, ancora rimessa laterale per Amo Sportiva, o quindi Scolari, toccare per Riva, Riva che cerca sul secondo palo, rimpallato il suo tiro, Macchi ha una parata facile. Adesso riparte Carioca con numero 5 Goglia, quindi Bevilacqua, Bevilacqua cerca passaggio lungo, fermato Goglia, poi addirittura il tocco sotto, ancora che finisce in zona morte tra le mani tranquille di Principe che poi prova il lancio lungo verso Riva, non ha un buon esito. Intanto Amo Sportiva sostituisce Brenna, entra il numero 6 Suzzi, abbiamo quindi Bevilacqua, fersato da Scolari, adesso Introini sul pressing di Riva, perde palla e anche la rimessa laterale che è a favore dei ragazzi saronnesi. Andiamo quindi Melosi, gira per Suzzi, Suzzi prova l'imbucata centrale, Suzzi attenzione il tiro,
pallone che finisce a lato, non di molto. Pericolosa qui l'amo sportiva. Riparte quindi Carioca. Goglia per Bevilacqua. Bevilacqua cerca il movimento dei compagni, prova il tocco per Introini, non si intendono i due e regalano una rimessa laterale a amo sportiva. Siamo quindi Melosi, girare per Riva, adesso Suzzi. Suzzi prova ancora, tentativo di entrare centralmente, costretto a tornare indietro, adesso Scolari, trova ancora Suzzi sul scalo, splendida azione! Azione splendida, anche un po' fortunata sul tandem Suzzi-Scolari, che non ha avuto l'esito che avrebbe meritato. Sarà comunque calcio d'angolo a favore della squadra saronnese. Melosi indietro per Suzzi, che tenta il tiro deviato in rimessa laterale, ancora per amo sportiva che spinge alla ricerca del pareggio. Ma quindi Melosi per Riva, il tiro, il gol! Il gol di Marco Riva, che trova impreparato Macchi, che fa passare il pallone tra lui e il palo. Un errore stranissimo. E l'amo sportiva comunque trova il meritato pareggio. Vediamo se sarà capace la formazione saronnese di trovare anche il gol del vantaggio, visto quanto è riuscita a creare fino adesso. Adesso però attenzione al lancio lungo di Goglia per Introini. Marco Riva non si fida del movimento dell'avversario e mette il pallone in rimessa laterale. Adesso Bevilacqua, pressato da Scolari, costretto nel netto da Goglia, che prova a girare. Melosi anticipa Introini, adesso Scolari pressa Bevilacqua e commette fallo il numero 5 saronnese. Sarà calcio di punizione, battuto immediatamente da Carioca. Vediamo quindi Goglia con tranquillità, gli uomini in divisa verde in questa giornata, anche dal punto di vista numerico, oggi sono costretti a risparmiare anche un po' di fiato, non avendo proprio sostituzioni. Diamo quindi il pressing, diamo sportivo adesso che libera Goglia, prova ad andare il numero 5, viene fermato. E la rimessa laterale è anche per amo sportiva, vediamo che è imposta con Suzzi. Suzzi tocca per Melosi. Melosi cerca Scolari, il passaggio è impreciso. Ancora rimessa laterale per la squadra saronnese. Gioco molto spezzettato in questa fase. Andiamo quindi Scolari. Scolari per Riva. Riva lungo per Suzzi, che si gira bene, è costretto ad appoggiare ancora per Riva, che va ancora al tiro. Bevilacqua stavolta ci mette la schiena e la palla finisce in rimessa laterale. Siamo quindi ancora Suzzi in posizione di ultimo uomo, cerca lungo Scolari, Scolari torna indietro da Riva, che cerca Suzzi sul secondo palo, è costretto a girarsi, Suzzi ancora con la punta, si era allungato troppo il pallone nel movimento. Il tentativo di tiro quindi non è stato dei migliori per il giocatore numero 6. Adesso Carioca imposta con Bevilacqua, il tocco sotto per Goglia, poteva essere pericoloso. Melosi non si fida e cancia via il pallone. Siamo quindi ancora Carioca, lancio lungo, Goglia un buon controllo, aiutandosi forse con un braccio. Amo sportiva che comunque caccia via il pallone, ma adesso vediamo cosa succede. Goglia non è uscito bene dal contrasto precedente, comunque l'azione può continuare. Ha dato l'ok numero 5, quindi Carioca prova ad impostare. Sarà ancora rimessa laterale, ancora un'altra rimessa laterale, stavolta a favore di Carioca. Abbiamo quindi il lancio lungo di Bevilacqua per Sodano. Non ha un buon esito, palla che finisce in rimessa laterale. Tanto amo sportivo effettua un'altra sostituzione, esce Scolari ed entra Bongiorni. Siamo quindi Riva lungo per stesso Bongiorni, che torna indietro da Melosi. Melosi ancora lungo per Riva, non ha un controllo felice il numero 8 e quindi riparte Carioca. Abbiamo quindi Bevilacqua pressato da Bongiorni. Bongiorni che recupera questo pallone, Bongiorni prova ad andare, gira per Marco Riva. Marco Riva prova ad accentrarsi col sinistro, attenzione Macchi! In due tempi il portiere di Carioca, che nel servire che Goglia, servito dallo stesso Macchi, adesso ha buttato via un pallone
regalando un'altra rimessa laterale in zona difensiva per l'Amo Sportiva. Andiamo quindi Suzzi, toccare per Buongiorni, ancora Suzzi, non ha un controllo felice, fermato ancora il tentativo di Amo Sportiva dai difensori di Carioca. Adesso il passaggio di Buongiorni non è dei migliori, rischio qui per Amo Sportiva che comunque può ripartire. Diamo quindi Melosi, altro controllo non felice, Carioca prova ancora ad approfittarne, arriva comunque, recupera questo pallone e cerca Buongiorni sul secondo palo che va un liscio clamoroso. Amo Sportiva che ci crede, meriterebbe di trovare questo vantaggio. Adesso Buongiorni sale in pressing, ancora, adesso Suzzi, Buongiorni, pressing alto dell'Amo Sportiva che adesso recupera palla con Melosi, cerca subito lungo Suzzi che non ha un appoggio dei migliori verso Buongiorni, è costretto ancora a ripartire Amo Sportiva che continua a spingere. Andiamo quindi adesso Suzzi, Suzzi prova ad andare, prova a liberare il destro, Suzzi ancora, pallone che viene deviato, finisce in calcio d'angolo. Adesso in mezzo il pallone che passa tra un sacco di gambe e adesso il tentativo di Melosi finisce in rimessa dal fondo. Tanto viene chiamato un time out. Partita fino a questo momento molto spezzettata, Carioca si preoccupa più che altro di difendere, molte rimesse laterali, gioco molto spezzettato, come già detto Amo Sportiva che comunque spinge, fa intravedere un buon calcio, ma regge bene comunque la difesa di Carioca, Amo Sportiva che ha sprecato diverse occasioni. Tutto anche con molte imprecisioni, soprattutto in fase di impostazione e di appoggio. Vediamo se adesso mister Ivan Colombo saprà dare ai ragazzi di Saronno, ragazzi di Saronno, la giusta motivazione per trovare il vantaggio. Mentre vedremo se anche l'omonimo mister Colombo, Lorenzo Colombo, allenatore di Carioca, saprà dare ai suoi ragazzi la giusta motivazione per continuare su questo ritmo e magari riuscire a fare un altro gol. Le difficoltà oggi di Carioca dal punto di vista numerico si fanno sentire. Riparte quindi proprio Carioca con Macchi che lancia lungo verso Sodano, anticipato da Melosi, Riva adesso con un controllo aereo, non riesce comunque a girare subito per Melosi. Riparte quindi Carioca, Bevilacqua cerca Introini, attenzione alla situazione di 3 contro 2, attenzione! Marco Riva ha cercato Buongiorni che ancora non è riuscito a buttare dentro il pallone su una comoda situazione di 3 contro 2, sul lancio lungo di Macchi, Suzzi di testa, trova Buongiorni, Buongiorni che prova a girare verso Suzzi, Suzzi torna indietro, prova quindi ad accentrarsi, gira ancora per Buongiorni che tocca indietro per Melosi, gira per Riva, Riva prova ad accentrarsi, Riva fermato da numero 3 Introini, sarà ancora rimessa laterale, Amo Sportiva che spinge, andiamo quindi Riva, Riva gira per Buongiorni, non ha un controllo dei migliori Buongiorni ma riesce comunque a passare, Buongiorni va al tiro, forse c'è stata deviazione, non a giudizio dell'arbitro sarà rimessa dal fondo. Riparte quindi Bevilacqua che prova a lanciare a lungo, Suzzi recupera questo pallone, attenzione, vediamo il movimento dei compagni, prova il tiro Suzzi, una deviazione di Bevilacqua che fa finire il pallone sul palo. Vediamo quindi proprio Suzzi la battuta di questo calcio d'angolo, gira per Buongiorni che ancora un altro liscio, poi poteva ripartire Amo Sportiva, non ne approfitta ancora Buongiorni al tiro che finisce larghissimo. Non un grande impatto quello del numero 11 da cui ci si aspetta decisamente di più. Quindi il neo entrato Marco Masella copre bene l'uscita del proprio portiere, adesso Riva tocca proprio per Masella, Masella cerca di impostare, cerca a lungo Riva, fermato da Introini, Introini che è attaccato, adesso Masella con l'anticipo, Masella attenzione prova ad avanzare, adesso la palla arriva che prova ancora il tiro, Bevilacqua si mette ancora in mezzo e pallone in rimessa laterale, quindi proprio Marco Riva la battuta di questa rimessa, gira per Suzzi, Suzzi che va al tiro di punta e trova il gol del vantaggio, il numero 6 Giorgio Suzzi, altra indecisione di Macchi e l'Amo Sportiva trova il gol del vantaggio, 2-1 quando mancano 9 minuti e 53 effettivi alla fine del primo tempo.
L'Amo Sportiva riesce a trovare il gol del meritato vantaggio con il numero 6, finora autore di un'ottima prestazione. Intanto l'Amo Sportiva ha sostituito il numero 11 Buongiorni con il numero 7 Pedrani. Diamo quindi Bevilacqua. Bevilacqua cerca il passaggio lungo, intercetta Marco Riva, Pedrani gliela lascia, Marco Riva prova ad avanzare, la tiene in campo, viene fermato da Introini, ma la palla era uscita a giudizio del direttore di gara. Abbiamo quindi Carioca che imposta. Bevilacqua ancora cerca il movimento dei compagni, altro tocco sotto e Masella anticipa di testa, Marco Riva ancora, diamo quindi Suzzi, tiene in campo questo pallone, Suzzi prova a superare Goglia, Masella prova a girare il pallone impreciso, Soriva comunque ferma il tentativo di avanzare di Bevilacqua, il pallone ancora rimesso laterale, pressing di Suzzi su, credo fosse, scusa, su Introini. Ancora rimessa laterale, ancora Introini che prova stavolta a lanciare il lungo, pallone che ancora una volta finisce in rimessa laterale. Quindi Masella prova a girare per Riva. Pedrani cerca Suzzi. Suzzi ancora per Pedrani. Pedrani è costretto a tornare indietro, perde il pallone. Attenzione alla ripartenza qui di Carioca con Goglia che prova a partire, fermato da Suzzi, che viene a sua volta fermato da Bevilacqua, e pallone ancora in rimessa laterale, se ne incarica lo stesso Suzzi. Abbiamo quindi Marco Riva adesso in posizione di ultimo uomo, gira per lo stesso Suzzi. Suzzi cerca il tocco sotto per Marco Riva, anticipato da Introini, pallone che comunque rimane in campo, Marco Riva lo difende, prova a girarsi, torna indietro da Suzzi. Vediamo quindi il tentativo di avanzare del numero 6, Pedrani gira per Masella che aveva trovato Suzzi in mezzo, non è riuscito ad avere un buon controllo il numero 6 per trovare la doppietta personale. Diamo quindi, è rientrato numero 5 Scolari al posto proprio di Riva, autore finora anch'egli di una grande partita. O quindi Scolari pressare Bevilacqua. Quindi adesso Goglia difende questo pallone, tocca indietro per Bevilacqua che lancia lungo verso Sodano, fermato da Masella, ma Goglia recupera. Goglia prova a districarsi in mezzo a due, lo ferma Pedrani. Adesso vediamo Bevilacqua che prova ad avanzare, Bevilacqua lungo per Sodano, non ha un buon controllo Sodano, è costretto a tornare indietro con un altro passaggio non felice verso Goglia che prova il tiro. Calma, parata calma per Principe che non ha la stessa calma nel lanciare il pallone verso Suzzi. Altra rimessa laterale regalata e reimposta, possibilità di impostare ancora per Carioca che prova con Bevilacqua il lancio lungo, Masella anticipa e trova Scolari che prova ad avanzare, Scolari ancora, Scolari, attenzione, Scolari non riesce a finalizzare il numero 5 su un'azione insistita, ma adesso vediamo Suzzi che prova ancora dall'avanzata e il tiro che finisce direttamente in calcio d'angolo sulla deviazione del difensore di Carioca. Quindi il calcio d'angolo adesso se ne incarica proprio Scolari. Scolari che tocca indietro per Masella che prova il tiro di sinistro. Nessun uomo sul secondo palo, ma sarà ancora calcio d'angolo. Indietro per Suzzi! Ancora il tentativo del numero 6 che questa volta finisce veramente di pochissimo a lato della porta difesa da Macchi. Adesso Sodano, altro controllo non felice. Suzzi. Adesso attenzione ancora al numero 6 che prova a cercare Scolari con una magia, non gli riesce. Adesso vediamo Masella lanciare lungo, troppo lungo, facile il recupero di Macchi che tocca per Goglia. Adesso Bevilacqua, Bevilacqua contro pressato da Scolari, gira per Goglia. Buono il tocco per Introini che fermato da due giocatori. Sarà comunque rimessa dal fondo, se ne incarica Francesco Principe. Quindi Marco Masella, Francesco Pedrani, gira ancora per il capitano Masella, adesso vediamo Pedrani per Scolari, Scolari indietro ancora da Masella, cerca i buchi Amo Sportiva, gira Brenna per Scolari, Scolari che prova a liberarsi, Scolari attenzione la palla in mezzo, Pedrani la recupera comunque, prova a districarsi, Pedrani perde comunque il pallone, quindi il lancio lungo adesso di Introini che finisce nella terra di nessuno e recupera ancora Principe. Quindi Masella, posizione di ultimo uomo, gira per Pedrani. Su Masella,
Pescolari, ancora Masella, gira per Pedrani. Pedrani prova l'avanzata per Brenna che tenta di ripassarla a Pedrani. Non riesce il tocco del numero 10, adesso però attenzione a Pedrani che recupera benissimo questo pallone. Pedrani, attenzione, sul poteva cercare Brenna sul secondo palo, ha preferito la soluzione personale il numero 7 e ha perso il tempo del passaggio. Macchi riesce a deviare in calcio d'angolo, se ne incarica lo stesso Pedrani. Diamo qui l'appoggio per Masella che tira in modo piuttosto strano. Posizionato male il corpo del numero 14, che adesso comunque si incarica della battuta di questa rimessa laterale in fase di impostazione. Quindi Scolari per Pedrani. Pedrani gira ancora per Scolari. Scolari per Masella. Masella con calma. Con calma la squadra saronnese. Sobrenna ancora per Masella, c'è spazio per Scolari, lo trova Masella, Scolari prova ad andare benissimo, Scolari sul secondo palo, bevi l'acqua, salva sulla linea e lancia lunghissimo ma può ripartire subito Amo Sportiva. Siamo quindi Brenna, prova l'avanzata, Brenna, attenzione per Pedrani, Pedrani cerca l'azione personale, ancora calcio d'angolo per la squadra saronnese, un po' egoista il numero 7 finora sta partita, buttate via diverse occasioni, ma adesso vediamo Scolari su questo calcio d'angolo, finisce alto il tentativo del numero 5, quindi Macchi lancia lunghissimo, pallone che finisce direttamente in rimessa dal fondo, non era rimessa dal fondo, anzi era finito direttamente in rimessa laterale, il direttore di gara ha richiamato l'attenzione dei giocatori saronnesi. Quindi adesso Pedrani con Melosi, imposta con calma l'Amo Sportiva. Pedrani per Melosi. Adesso vediamo Scolari, prova ad avanzare, Scolari l'azione personale. Attenzione, la palla che comunque è uscita. Buone iniziative finora da parte del numero 5. Caparbio nel cercare sempre l'azione, ma mai senza esagerare. Mai esagerando nei tentativi egoistici. Diamo quindi adesso Melosi per Pedrani. Pedrani cerca lungo Brenna, c'è spazio, Brenna prova a girarla subito, copre la rimessa laterale. Quindi Brenna stesso a toccare per Melosi, adesso Brenna prova a liberarsi di Goglia con un tocco di fino. Finisce in rimessa laterale, adesso vediamo quindi Melosi al tiro, la traversa e può ripartire ancora Carioca. Siamo quindi adesso Macchi, prova a toccare lungo per Bevilacqua, prova a difendere questo pallone ma Scolari lo mette in rimessa laterale, però lo stesso Bevilacqua se ne incarica, gira per Goglia che prova il tocco sotto per Melosi che anticipa benissimo, adesso Pedrani sbaglia però il passaggio lungo verso Melosi che aveva fatto un ottimo movimento. Viene chiamato intanto un time out, stavolta da mister Ivan Colombo dell'Amo Sportiva. Amo Sportiva propositiva ma decisamente troppo imprecisa in questa fase. Potrebbe essere tranquillamente in vantaggio di più gol, ma la formazione saronnese ha commesso troppe imprecisioni. Regge bene la difesa di Carioca, impostata bene da mister Lorenzo Colombo, che comunque rischia parecchio ma rischia il giusto, graziata comunque diverse volte dalle imprecisioni della squadra saronnese. Carioca regge e deve lottare anche contro le difficoltà numeriche, avere a disposizione gli uomini contati non è di certo facile in uno sport come il calcio a 5, molto dispendioso. Aspettiamo quindi la ripresa del gioco decretata dal fischio del direttore di gara che avviene in questo momento. Sarà quindi rimessa laterale per Amo Sportiva. In carica Melosi per Brenna. Gira per il neo rientrato Buongiorno. Adesso Brenna cerca l'azione personale invece che il passaggio verso Buongiorno. Egoista qua il numero 10. Tocca adesso indietro per Melosi. Gira per
Scolari che adesso ha tentato l'1-2 con Brenna, adesso Buongiorni ancora con duetta con Brenna, Brenna che si accentra, Brenna il sinistro, che grandissimo gol del numero 10 che si accentra e trova il gol nel 7, bellissima la conclusione di Andrea Brenna, un gol veramente bellissimo, stavolta incolpevole il numero 1 di Carioca, Macchi, adesso subito Scolari in pressing su Bevilacqua, attenzione qui Amo Sportiva che recupera ancora il pallone, rimessa laterale, vediamo quindi Melosi, a spazio Melosi, il tiro, incrocio dei pali, insiste Amo Sportiva con Scolari, per dentro per Buongiorni, tentativo di secondo palo non riuscito e Carioca non riesce a formalizzare la ripartenza. Ci crede la formazione di Saronno dopo il gol di Andrea Brenna, adesso si sta scatenando il potenziale della squadra saronnese. Andiamo quindi anche lo stesso Brenna per Buongiorni, per Scolari, tenta l'imbucata per lo stesso Buongiorni, fermato ancora dalla difesa di Carioca. Andiamo quindi adesso Melosi, Melosi in posta, gira per Brenna, ancora per Melosi. Con calma il giro palla di Amo Sportiva, forte anche del doppio vantaggio, adesso vediamo Brenna che prova ad avanzare, prova a superare Bevilacqua che lo ferma, quindi Buongiorni, tocca per Melosi, Melosi dentro per Brenna, Brenna gira per Melosi, Melosi per Scolari, Scolari dentro ancora per Melosi, anticipato da Bevilacqua, trattiene la maglia del numero 4, Melosi che prende il cartellino giallo, giustamente commesso un fallo tattico, sarà quindi calcio di punizione per Carioca, se ne incarica Bevilacqua. Bevilacqua va lungo verso Goglia, Goglia pressato da Melosi, gira subito per Bevilacqua, Bevilacqua che prova il tiro. Buongiorni con calma, adesso Scolari però perde questo pallone, Scolari comunque lo recupera con caparbietà al numero 5 e può impostare ancora, quindi Melosi adesso, Melosi cerca ancora Scolari lungo, il pallone è ancora troppo forte, se c'è da trovare un difetto nella partita del numero 4 forse è il numero 4 del Mostruttivo, forse è l'eccessiva potenza data a certi passaggi. Adesso Goglia ancora fermato da Melosi, Melosi che gira subito per Scolari, Scolari stavolta Macchi dice di no, sarà quindi rimessa laterale per Amo Sportiva con Melosi che va ancora al tiro, stavolta finisce alto. Adesso Macchi lancia subito lungo verso Introini, Melosi ci mette il piede, la palla finisce in rimessa laterale. Vediamo quindi Introini alla battuta di questa rimessa, tocca per Bevilacqua, Bevilacqua prova ad accentrarsi, tocca indietro per Goglia, Goglia cerca lungo Sodano, anticipato da Brenna, Brenna cerca Buongiorni lungo, non riesce il passaggio del numero 10, lancio lungo di Macchi verso Introini, fermato da Melosi, sarà rimessa laterale anche per la squadra saronnese, adesso trova lungo Scolari, Melosi che benissimo sul secondo palo, ancora riesce ad anticipare Macchi ma non a trovare un passaggio giusto, attenzione Introini, Introini che ne supera due, Introini! Grande azione del numero 3 di Carioca che fa notare come la squadra non molli, non abbia mollato, ha sfiorato il gol del 3-2. Adesso Francesco Principe prova a lanciare lungo verso Scolari, troppo lungo il rilancio del numero 1 di Amo Sportiva, Scolari in pressing su Goglia che prova a lanciare lungo verso Brenna, Scolari prova a girare di tacco verso Brenna, troppo lungo, so Bevilacqua prova a salire ma Introini non riesce a tenere questo pallone in campo, so subito Brenna, adesso vediamo, Brenna fermato da Bevilacqua che può ripartire, attenzione 2 contro 2, Bevilacqua prova ad accentrarsi con Scolari, prova la sterzata, recupera bene Scolari ma ancora Bevilacqua sul controllo sbagliato di Buongiorni, ci prova Carioca con Introini adesso pressato da due giocatori, si guadagna la rimessa laterale, quindi Goglia, Goglia per Sodano, Sodano gira per Bevilacqua che si gira bene su Scolari, un po' con difficoltà riesce a superarlo, adesso andiamo Goglia,
Goglia verso Introini che si gira benissimo. Introini prova a girarsi ma viene sbilanciato. L'arbitro non ravvisa il fallo. Palla comunque recuperata da Goglia che lancia lungo. Finisce il pallone in rimessa laterale. Quindi rientra il numero 8 Marco Riva. Buongiorno proprio per Riva che sostituisce Andrea Brenna. Quindi Melosi. Melosi per Riva. Riva cerca il tocco per Buongiorno, non si intendono i due, palla che finisce direttamente in rimessa laterale. Tanto rientra anche Giorgio Suzzi al posto di Federico Scolari. Quindi bevi l'acqua, lancia lungo. Melosi stavolta ci mette la testa. Gira subito Buongiorno per Suzzi. Suzzi, Suzzi ancora al tiro. Egoista qua il numero 6, c'era Edoardo Melosi libero sul secondo palo, profilo non servito, attenzione a Buongiorno! E stavolta Macchi, grande parata qui del portiere di Carioca. Attenzione al passaggio in mezzo, Melosi altro clamoroso liscio dopo quello di Buongiorno, quello di Buongiorno poco tempo fa. Amo Sportivo che comunque insiste, sarà qui, vediamo adesso una rimessa laterale per Carioca che probabilmente tenterà il lancio lungo a 30 secondi alla fine della partita. Suzzi recupera questo pallone, Suzzi, controllo aereo, Macchi! Altra grande parata, ma adesso vediamo Riva. Riva che cerca ancora il tiro, fermato, può ripartire Sodano, stavolta Suzzi dice no. Suzzi tiene questo pallone, pressato da Bevilacqua, Buongiorno lo gira, può ripartire Riva, in velocità Riva, prova a partire Melosi, non riesce a controllare il pallone sul contrasto che il numero 8 aveva perso nei confronti di Goglia. Adesso vediamo Suzzi, il tiro, finisce altissimo, sopra la traversa, egoista il numero 6 in quest'ultima fase di partita, generoso comunque in questi recuperi, ma egoista forse quando bisognerebbe essere più incisivi. Adesso vediamo la rimessa laterale per Amo Sportiva, se ne incarica Giorgio Suzzi. Giorgio Suzzi tocca per Riva che va al tiro, la palla che incredibilmente passa in mezzo alle gambe e qui finisce il primo tempo. Niente da dire se non una grande Amo Sportiva che se la gioca contro un Carioca che comunque deve affrontare una difficoltà numerica evidente. Non mi resta che salutarci amici di Piero da Saronno e augurarvi di rivederci qua per il secondo tempo di questa Amo Sportiva Carioca Calcio 5.